Ormai manca più di un mese alla 24 ore di Le Mans e la febbre degli appassionati di endurance sale ogni giorno di più. Nelle due gare del campionato mondiale sin qui disputate, si è registrato il dominio delle Audi che, contrariamente ai pronostici, hanno sbaragliato la concorrenza delle Toyota ufficiali. Se lo scorso anno le vetture giapponesi avevano dato molto filo da torcere ai tedeschi vincendo diverse gare, sinora in questo 2013 hanno deluso, anche se c'è da dire che la versione 2013 della Toyota ibrida è arrivata in un solo esemplare nella seconda gara della stagione. Comunque sia, ad oggi pare chiaro come sia l'Audi la più accreditata per quella che sarebbe l'ennesima vittoria alla mitica 24 ore di Le Mans, anche se nelle gare di durata non si può mai dare nulla per scontato. La casa Cognanelli, a differenza della Toyota, d'altronde è partita dall'inizio della stagione con la versione 2013 della sua R18 e-tron 4, un'ibrida turbodiesel a trazione integrale che quest'anno è stata ulteriormente perfezionata. Ce la presenta nei dettagli uno dei piloti più esperti e vittoriosi della casa teutonica, Alan McNish. Ciao, sono Alan McNish e voglio presentarvi la versione 2013 dell'Audi R18 e-tron 4. Quest'auto è costruita con la stessa tecnologia ultra della versione precedente. È la vincitrice della 24 ore di Le Mans e del campionato mondiale Endurance. Ma su questa vettura ci sono tante piccole differenze, perché questa è un'evoluzione della nostra auto vincente. Le regole sono cambiate durante l'inverno e ci hanno imposto meno potenza per il motore, ma gli ingegneri ne hanno minimizzato gli effetti. Poi abbiamo l'e-tron 4, la tecnologia elettrica, che sprigiona la potenza attraverso le ruote anteriori, così quando acceleriamo all'uscita delle curve ci aiuta ed è più potente quest'anno e si sente davvero tanto. L'efficienza è una delle cose più importanti oggi, ma uno dei cambiamenti più visibili riguarda l'aerodinamica del posteriore dell'auto. Grazie a questo nuovo design dell'ala posteriore abbiamo migliore aderenza e possiamo andare più veloci nelle curve, ma allo stesso tempo abbiamo anche meno resistenza aerodinamica e così possiamo andare più veloci sui rettifili. Devo dirvi che per andare a 320 all'ora nel mezzo della notte sul rettifilo di Le Mans devi avere veramente delle buone luci. Nel 2010 Audi introdusse i fari a LED e quest'anno sono stati sviluppati con la tecnologia Matrix, un sistema adattativo che spegnendo e accendendo alcune luci può seguire le traiettorie del mio sterzo nei curvoni di Le Mans. Il design è molto importante, non solo quello esterno, ma anche quello all'interno. Venite dentro il mio ufficio. Il design dell'interno, infatti, è davvero importantissimo. E dal volante ad ogni comando, tutto è studiato per ottimizzare ogni cosa che facciamo. Bene, ora è il volante. Diamogli un'occhiata. Guardate quanti bottoni. Ce ne sono più di 22 in tutto, compresi i manettini, e questo mi rende in grado di cambiare oltre 100 parametri per massimizzare l'efficienza di quest'auto. Nel corso dello scorso anno e soprattutto durante questo inverno, gli ingegneri hanno lavorato molto duro per migliorare i sistemi di sicurezza. E uno di questi è la telecamera posteriore. Lo schermo è perfettamente allineato con la mia vista, proprio sopra il volante, e mi permette di avere una grande visuale del retro della macchina, il che mi dà una migliore comprensione del traffico intorno a me, perché una cosa importante delle corse endurance è essere veloce in mezzo al traffico. Gli ingegneri Audi non si sono seduti sugli allori passati, ma si sono concentrati sui futuri successi, l'Audi R18 e-tron 4.